Questo programma è realizzato in collaborazione con Da 180 anni. Chi ama gli animali sceglie Vitacraft. Di oggi vi voglio parlare di una razza particolare di cane. Al guinzaglio ho un esemplare di pastore belga Malinois. Il pastore belga vede diversi tipi di cane, non sono tutti come il Malinois, anche se il Malinois è quello forse più affascinante per alcune sue caratteristiche. Per capire meglio tutte le sfaccettature di questa razza, sono andata a Castiglion del Lago in Umbria, dove si è tenuta una tappa del campionato sociale, e lì abbiamo visto tutti i tipi di pastore belga impegnati in tante discipline diverse, e ci siamo fatti raccontare da un esperto la storia di questa razza e le sue caratteristiche. Andiamo ad ascoltarlo. Attualmente in questi anni è la specie che ha preso il sopravvento. La varietà che ha preso sopravvento è il Malinois. Originariamente comunque i primi che erano usati dalla polizia belga come ausiliari sono stati i Grenendal, perché originariamente la varietà più diffusa era quella dei Grenendal. Poi via via ci sono state variazioni negli anni, e direi che dagli anni 70 in poi nell'utilizzo dei cani da sport il Malinois è quello che ha preso sopravvento. Se posso fare un inciso, rimane il fatto che il pastore belga nasce come prototipo dell'ausiliare. È l'ausiliare del pastore all'inizio, come cani da pastore nel primo gruppo, ma è anche l'ausiliare dell'esercito, della polizia, di tutte le forze dell'ordine. Inizialmente i pelilunghi, che avevano la priorità come numeri, erano i più diffusi. Via via, col passare del tempo, i Malinois hanno preso sopravvento. L'abbiamo visto solo qualche giorno fa, due giorni fa, un Malinois dell'esercito americano che ha compiuto un'operazione assolutamente determinante per i risultati delle forze dell'ordine. Noi abbiamo uno standard che rimane lo stesso, ed è rimasto lo stesso in tutti gli anni da cui è stata riconosciuta la razza.
Lo standard ne descrive chiaramente l'aspetto morfologico e l'aspetto caratteriale. Nell'evoluzione degli anni, la gestione dei club, dell'evoluzione della società, eccetera, eccetera, ha sempre portato a variare la richiesta più indirizzata verso certe aspettative che rispetto ad altre. Negli anni iniziali, come ho detto precedentemente, l'ausiliare era lo scopo principale. Alla fine, un militare, quando aveva un Grenada che faceva il portaordini, come ultimo scopo aveva che l'ordine arrivasse a destinazione, che il cane fosse bello o brutto, col pelo più o meno lungo, era assolutamente secondario rispetto allo scopo finale. Chiaramente nel tempo certe funzioni si sono ridotte, sono venute meno, e vi è stato il sopraggiungere in modo sempre più determinante di aspettative che dessero piacere più all'aspetto visivo che all'aspetto pratico. Nel mondo sociale è chiaro che nel mondo il cane ha avuto un peso diverso. L'evoluzione è nata sicuramente con la rivoluzione industriale, cioè con la fine dell'Ottocento, inizio del Novecento, dove l'ausiliare diventava meno importante per il suo scopo, in quanto la gente abbandonava le campagne per entrare nelle città. Alla fine degli anni 60, 70, 80, il cane acquisiva un ruolo sociale sempre più importante nel rapporto con il proprio proprietario. Questo ha colpito in egual misura il pastore belga, per cui la selezione si è indirizzata di più all'aspetto morfologico. I cani sono stati più corati nella misura dell'orecchio, che fosse un po' più contenuta, nella lunghezza del pelo, che fosse un po' più abbondante, ma questo delle tre varietà ha colpito soprattutto le varietà a pelo lungo, Grenadier e Lettervieren, perché erano quelli più, tra virgolette, affascinanti. Il Malin, che del gruppo era quello meno bellino, diciamo, e quindi l'anatroccolo della famiglia, ha continuato ad essere selezionato per quelli che erano invece gli aspetti caratteriali. Per cui negli ultimi 40 anni si è continuato a selezionare un cane che fosse un ausiliare nella vita oppure, come nel nostro caso, nello sport. Un cane che mantenesse delle grandi performance fisiche e che avesse delle qualità caratteriali adatte per poter svolgere una funzione sportiva. Sicuramente è un cane poliedrico. L'affermazione che sia un cane soldato a me non piace tanto, perché nella realtà lo spirito dell'ausiliare qual è? È quello di avere piacere di condividere la propria vita con il proprio conduttore. La peculiarità del Malin è data da non una, ma alcune caratteristiche. Un grande temperamento, una buona tempra e soprattutto una grande docilità, cioè una grande predisposizione naturale a collaborare con il suo proprietario. Quindi in senso assoluto sarebbe il cane idoneo per tutti. Purtroppo non è così. Perché? Non è così perché nella realtà, nella ricerca di queste peculiarità, si a volte erroneamente, a volte volutamente, si perdono altre caratteristiche e ne subentrano alcune differenti. Che cosa, tanto per intenderci? Viene purtroppo molto spesso erroneamente valutato il temperamento
con un eccesso di nevrilità. Sono due peculiarità assolutamente opposte e differenti che all'occhio inesperto possono essere anche sormontate, ma che sono due cose assolutamente differenti, cioè la nevrilità, cani troppo nervosi, sono una peculiarità indesiderata per tutti. Il temperamento è un cane che ha sempre voglia, che ha un grande motore che non esaurisce mai. Invece il muoversi perché agitato e l'essere in continua ansia è una cosa che noi non vogliamo. Purtroppo spesso vengono spacciate l'una per l'altra e quindi si ottengono dei risultati che sono assolutamente indesiderati. Questo è il problema. Per cui di per sé il cane sarebbe il cane ottimale per tutti, se allevato bene e se scelto correttamente. Vorrei fare una premessa, che proprio nello spirito zootecnico di ideare delle prove che riproducano quelle che sono le attività richieste ai cani che noi andiamo a selezionare, e l'uomo e i vari kennel club hanno ideato delle prove nelle quali si possa verificare se i soggetti corrispondono ai requisiti richiesti originariamente a queste razze. Chiaramente il Mondioring, che è una disciplina che è ispirata a fatti di vita quotidiana e quindi a situazioni comune vita di tutti i giorni, svolti con un cane collaborativo, ben addestrato e quindi che sa esattamente cosa fare, e coraggioso, che abbia il coraggio di affrontare situazioni anche complicate, porta ad avere una prova che nasce dal punto di vista zootecnico selettiva per la razza, ma finisce per essere una prova sportiva, perché poi alla fine è chiaro che a noi quello che interessa, a noi appassionati, è la valutazione della qualifica del cane, ma poi tutti coloro che la praticano mirano al risultato finale, che è quello del risultato della vittoria. Quindi noi mischiamo una prova zootecnica in modo agonistico e cerchiamo di avvicinarsi al più possibile a quella che è la vita del nostro cane, che noi vorremmo con noi tutti i giorni, quando andiamo a lavorare, quando andiamo a spasso, quando andiamo al ristorante, quando andiamo dal veterinario, quando andiamo in ascensore e via dicendo. Il cane è parte integrante della vita della famiglia. Noi i cani a casa li abbiamo in casa, vivono in casa con noi, vivono la nostra vita regolarmente. Io le posso dire una cosa, per 25 anni ho avuto una farmacia a Torino e per 25 anni ho avuto un malin sotto la mia scrivania. Questo programma è realizzato in collaborazione con Beef Stick, lo snack di carne per cani in 20 varianti da Vitacraft. Di un tipo di gara sportiva che si fa prevalentemente con il pastore belga Malinois. Si chiama Mondioring ed è molto difficile, ma ti fa vedere
quanta sia la forza e il coraggio di un cane, quanto sia l'intesa tra il cane e il suo conduttore. E allora abbiamo intervistato un campione, abbiamo intervistato ovviamente il campione a due zampe insieme al suo campione a quattro zampe. Campione di Mondioring, classe 3, quindi è la categoria più difficile di questa disciplina, la classe 3. Sì, sicuramente la massima espressione del Mondioring è la categoria 3. Allora, quanto tempo è che fai questa disciplina? Dal 2004 che ho fatto figurante al campionato del mondo, l'anno dopo ho partecipato alla mia prima finale del campionato del mondo con Pat Godreris. Poi ho partecipato al campionato più di una finale con un Nick del Vulcan, ho preparato diversi cani e adesso ho il grande Moon. Nello sport, almeno soprattutto nel nostro sport, è il massimo dell'espressione, salta, è ubbidiente, ha una forte predazione, ha una ottima docilità. Poi da noi i numeri pagano, al campionato del mondo c'è 54 cani e sono 54 Malinois. Ogni tanto c'è un olandese, difficilmente c'è altre razze. In più è selezionato su dei programmi che hanno una durata di almeno 45 minuti, su dei salti estremi, e quindi non c'è niente di meglio per fare il Mondioring di un Malinois sicuramente. Che sensazione ti dà questo cane quando lavori? Di complicità. Lui lavora per me, mi dà... è sempre contento, quindi mi dà il piacere di lavorare, non ti fa mai arrabbiare, è sempre disponibile. E poi soprattutto non è un mentitore, lui cosa fa in allenamento ripete in gara. È semplicemente eccezionale. Ho fatto 4 finali del campionato del mondo, ho fatto 5º, 6º e 2 volte 7º. Non più di così diventa difficile. È bravissimo, è bravo con gli altri cani, è bravo con i gatti. Noi andiamo a passeggio con 2 chihuahua, un pastore olandese, il mio gatto e andiamo tutti assieme a fare la passeggiata. Non tocca niente, è finto quasi, è veramente molto molto bravo. No, sicuramente lui è bravo, sicuramente io lo gestisco bene, però sicuramente la selezione che c'è stata e soprattutto il programma che abbiamo oggi porta ad avere dei cani, abbiamo bisogno di questo cane, dei cani di questo tipo di cane, quindi un cane disponibile, che lavora per l'uomo, che sia docile, ma nello stesso tempo che ha una forte predazione, che salti e che nella vita sia eccezionale. Cerchiamo questo, ormai io penso che tutti gli allevatori del mondo abbiano lavorato bene e si trovano dei buon cani. Io ne ho trovato uno almeno. Malin, cane per tutti o per pochi? Certi soggetti direi per tutti, non sono d'accordo sul che sia per pochi. Certamente che per tutti che hanno un'attività che gli fanno fare qualche cosa al cane, perché lasciarlo sicuramente chiuso, sedentario non lo farà mai, lui è un compagno di gioco, perché per lui è un gioco, quindi è uno sportivo. Diciamo proprio per tutti, no? Diciamo che è meglio un qualcuno di sportivo in generale, non obbligatoriamente di fare degli sport cinofili, ma che possa passare del tempo con lui. Una volta che lo accarezzi, lo guardi negli occhi, qual è la tua sensazione? Quasi di amore. Lo adoro questo cane qua, veramente. Mi dà un mucchio di soddisfazioni. Lui fa tutto per me e io farei tutto per lui. Nelle prove di Mondioring un elemento importante è il figurante. Chi è il figurante? È quello che è in mezzo al campo e che serve per una serie di prove, di dimostrazioni che deve fare il cane durante la gara. Quindi non è facile essere un figurante
Assolutamente, perché il cane ti si scaraventa addosso con grande agilità, con forza, ma sono cani così bravi ed equilibrati. Comunque io il figurante non lo farei, ma noi abbiamo intervistato uno che ci ha spiegato tante cose del Mondioring e di questo fare il figurante. Scopriamolo insieme. Mi chiamo Ricky Gianluca, faccio il figurante Mondioring, sono figurante ufficiale ENCI e oggi ho partecipato al campionato italiano CAPB. E sarebbe, spieghiamolo, che sarebbe il campionato sociale del pastore belga. Del pastore belga, esatto, sì. Ho partecipato come figurante nella categoria 1 e nella categoria 2. Mondioring ha tre categorie, che parte dalla categoria 1 più semplice, poi con difficoltà maggiore sulla categoria 2, arrivare alla categoria 3, che è la massima categoria, che è il top. Sì. Le categorie, come abbiamo detto, sono 3, in categoria 1 ci sono 3 attacchi, in categoria 2 sono 5 e in categoria 3 sono 7. Il figurante ha un ruolo molto importante perché è un collaboratore del giudice, infatti ha un nominativo che si chiama UAM, Uomo Assistente Mondioring. Io sono, nel momento in cui sono in campo, sono l'assistente del giudice e quindi devo aiutare il giudice a fare una valutazione sui cani che stanno facendo il concorso. Di conseguenza devo avere certe movenze e rimanere ovviamente nel rispetto del cane, lavorare nel rispetto del cane e nel regolamento che certo. Ci sono. Questi sono, questi sono degli artifice, vengono chiamati artifice e devono essere frangisabili e non devono ledere il cane. Servono a vedere se il cane rimane impressionato da questo. Vedere come va a mosso. Allora, l'artifice deve essere frangisabile, deve essere fatto di un materiale che non lede il cane. E il cane riesce a passarci attraverso. Viene fatto in maniera da impressionare il cane, in modo maniera a vedere se il cane rallenta, si spaventa oppure cambia direzione. Ok? Quindi il figurante deve usare questa attrezzatura per poter impressionare il cane e vedere se il cane ha varie attitudini. L'attrezzatura è varia, no? In questo sì. Caso siamo al lago e avete usato sì. Barche. Sì, il tema del mare è il lago. Sì, il tema è il tempo libero, uno sport. Ogni concorso ha un tema diverso. Oggi vedo che in questo campionato hanno usato le barche, il tempo libero, il lago, eccetera, in modo e maniera che abbiamo tutte attrezzature che ricordano un po' così il lago che abbiamo qua come lago Trasimeno, visto che la località è questa. E a seconda del terreno che abbiamo, poi lo usiamo con le varie difficoltà. Oggi abbiamo usato le due barche che abbiamo in campo per fare le difese. Ok, la difesa del conduttore, il cane deve sempre stare vicino al conduttore, nel momento in cui gli viene fatto il figurante, fa il contatto sul conduttore, il cane deve difenderlo andando a mordere, però rimane sempre nel suo rispetto in quanto è sotto controllo. Il cane di Mondioring è sempre un cane che è sotto controllo, soprattutto nella categoria 3, che fa il contatto, poi gli viene chiesto di lasciare e il cane lascia. Il figurante deve avere fantasia nella creazione degli artifice, che non devono essere sempre gli stessi. E allora io oggi al campionato ho portato questi tubi di gomma che unendoli a grata ho formato, diciamo così, un ostacolo al cane e avendo una movenza contro al cane, il cane cerca di contornarlo pur di passare, dovrebbe attraversarlo, però i cani non tutti hanno, diciamo così,
il coraggio di attraversare questo ostacolo, questo impatto di artifice, e quindi cercano di contornare l'ostacolo, e ovviamente il giudice perdono dei punti e quindi stila una classifica. Sì, è una disciplina francofona e di conseguenza tutti i comandi e le parole. Esatto, sì, però sembra più dolce come disciplina. Sembra più, sì, sì, il francese addolcisce un attimino, però si può fare anche ovviamente in italiano senza problemi, ognuno nella sua lingua, non c'è problema, non c'è distinzione. La garde objet è un esercizio nel quale noi si sceglie un oggetto che oggi abbiamo scelto, che è l'ovetto dei bimbi. Il concorrente prende con il cane l'ovetto, lo mette al centro dei due cerchi. Noi abbiamo due cerchi che sono un diametro di 2 e 5 metri. Okay? Lo mette dentro al punto di riferimento, poi si nasconde. Quindi il cane rimane da solo sull'ovetto e deve guardare l'oggetto. Non si deve allontanare dall'oggetto, lo scopo è quello. Io invece, come figurante, ho tre passaggi, siamo due figuranti e abbiamo tre passaggi, due passaggi liberi e uno con un artifice, che può essere un artifice come abbiamo visto prima di questi, oppure oggi usiamo l'artifice con la grata fatta con i tubi di gomma. Quindi una volta che il figurante si è nascosto, il primo passaggio io faccio un test del cane e mi fermo al diametro dei 5 metri per vedere se il cane esce dai 5 metri, quindi gli prendiamo un po' le cosiddette misure in modo e maniera che il giudice riesce a dare una valutazione di questo cane. Ecco, e mi avvicino, tento di prendere l'oggetto, come io tento di prendere l'oggetto, se il cane mi morde devo rimanere fermo 3 secondi e poi indietreggiare in maniera normale. Quindi io indietreggio tranquillamente e aspetto il comando del giudice che mi dà la prossima possibilità di entrare. Il cane de Mondio Ring è un, cioè lei quando vede la fase C, la cosiddetta fase C, dove il cane va a mordere, non c'è nessun problema, cioè non sono cani assolutamente aggressivi, sono cani totalmente sotto controllo, e questo lo possiamo vedere benissimo anche quando, e soprattutto quando il cane fa la difesa del conduttore, e vediamo che ha vari stimoli dove anche i figuranti simulano una lotta fra di loro, un contatto eccetera, però il cane rimane sempre sotto controllo e diciamo così va sul figurante nel momento in cui il figurante, noi figuranti facciamo il contatto con il conduttore. Nonostante tutto facciamo il contatto con il conduttore, il cane va sul figurante, ma nel momento in cui il conduttore dà il lascia al cane, il cane subito tac, si stacca subito, immediatamente, quindi è completamente sotto controllo, assolutamente non ci sono cani aggressivi nel Mondio Ring, non potrebbero nemmeno partecipare, per il fatto che già dalla lettura del microchip, se il cane ringhia o ha un comportamento diciamo così aggressivo, viene subito allontanato, non può partecipare. Il costume diciamo così si dividono in tre costumi differenti, nel senso che c'è il costume da allenamento che ha uno spessore diciamo così protettivo più grosso, poi c'è un semiconcorso che è più leggero, e poi c'è il costume che noi usiamo in gara, come quello che usavo io oggi, che è un costume da concorso. Il costume da concorso è molto sottile, non permette sempre al cane di oltrepassarlo con i denti, però nel costume da concorso la pressione sotto è molto forte. È molto forte, il figurante la sente, e quando ci si toglie il costume, insomma, i lividi sono abbondanti. Il figurante Mondio Ring, come dicono in Mondio Ring, nell'ambito Mondio Ring, il figurante deve essere strong. Deve piacere, deve avere coraggio, deve osare, e quindi se non te la senti di fare queste cose non fai il figurante, devi avere un po' di carattere, altrimenti non puoi fare il figurante. Ma com'è che uno gli viene in mente di fare il figurante? Una grande passione. Io ho sempre fatto il figurante, sono partito tanti anni fa. Con questa grande passione ho fatto tanti chilometri per andarmi a allenare, perché dalla Romagna andavo in Piemonte a allenarmi tutte le settimane, e quindi è una cosa che senti dentro.
potresti sempre stare all'interno del ring, ma giustamente bisogna anche far lavorare gli altri colleghi e fare lo spettatore in qualche categoria. Salute del cane, ne parliamo con Elisa oggi perché ci interessa capire come possiamo prenderci cura di lui. Buongiorno. Ciao Viola, buongiorno. Forse non tutti sanno che anche i cani hanno bisogno della cura dentale, perché anche i cani possono avere il tartaro e questo può provocare delle infezioni alle gengive e quindi, come succede nelle persone, poi tutta una serie di complicazioni. E una bocca, diciamolo Elisa, puzzolente. Allora, noi siamo venuti da Elisa perché è un'esperta in tutto quello che è l'igiene del nostro animale e del benessere del nostro amico a quattro zampe. Quindi, pulizia dei denti del cane, come funziona? Allora, noi diciamo che diamo un supporto a quello che è il lavoro del veterinario, diciamo, non, assolutamente non lo sostituiamo né lo coadiuviamo, però succede spesso che appunto i clienti si lamentano perché il cane ha questo alito pesante, molto pesante, e allora di solito si guarda la bocca, si vede che i denti sono pieni di tartaro, quindi gli consigliamo di andare dal veterinario a farsi una bella detartrasi seria. Dopodiché, per fare in modo che questo lavoro duri più a lungo, noi proponiamo di fare un'igiene dentale con uno spazzolino apposta che lavora con gli ultrasuoni. Ovviamente può lavorare su un dente sano, che abbia magari delle macchie di tartaro, non cose troppo pesanti, già se ci sono denti che si muovono, cose più serie, serve ovviamente l'intervento del veterinario. Però una bocca che è già stata messa in a nuovo, diciamo, dal veterinario, da noi può essere mantenuta senza ovviamente anestesia, perché non la possiamo fare, senza macchinari troppo specifici, ma semplicemente con un legnettino e questo spazzolino che appunto funziona ad ultrasuoni per pulire il dente. È indolore perché lo spazzolino va a creare delle nanobolle di ossigeno fra la placca, la placchettina di tartaro e il dente, quindi già lo solleva, e a quel punto basta solo portarlo via con lo stecchino di legno e il cane continua ad avere la bocca pulita come gliel'ha fatta prima il veterinario, prima di noi. Oggi abbiamo un modello e un bassotto. Leone, sì, Leone. Ha fatto, Leone aveva, sì, lui ne soffre parecchio, infatti io so che fa delle detartrasi abbastanza frequenti dal veterinario, almeno una volta all'anno. E dopodiché hanno difficoltà a mantenerlo pulito, anche perché non mangia cibo secco, quindi mangiando tanto umido non si pulisce da solo i denti, e quindi via via gli si riforma la padrona, prima di doverlo riaddormentare tutto ci chiede di fare questo tipo di igiene, e lui è bravissimo poi perché insomma è bravo in tutto. Ovviamente ci possono essere dei cani meno pazienti, in cui servono tante sedute, servono sedute d'approccio, eccetera, eccetera, e poi lì dipende da soggetto a soggetto. Qualcuno non si può proprio fare perché appunto non potendo sedare il cane, se il cane non ci sta, non si può fare. Un bravo toilettatore quindi dà sempre un'occhiata anche alla bocca del cane. Sì, un bravo toilettatore secondo me guarda tutto il cane, anche perché ha la possibilità durante tutte le opere di toilettatura di guardare a fondo il cane, segnalare al padrone dove vede anomalie. Ovviamente non siamo tenuti a riconoscere di cosa i problemi che può avere il cane, però delle anomalie si vedono e si consiglia una visita dal veterinario. Anche perché a Siena ci sono tanti veterinari che collaborano con noi, che ci mandano cani a cui noi rimandiamo, e sinceramente la cosa funziona bene.
E allora poi ci farai nella prossima puntata, ci racconterai altre cose che servono per mantenere sano e pulito il nostro cane. Questo programma è realizzato in collaborazione con Cat Stick, lo snack di carne per gatti in tanti gusti diversi, da Vitacraft.